Ma tu c'è che se si finisce, siamo tornati su Biomutant. Entro il gioco dice perlomeno la temperatura di ottobre è stabile. E mi ricordo addosso perché pensavo che dovevo ancora rifare quella parte del camion sotto. Però vabbè, poi mi accorgo che è la parte che abbiamo, a cui siamo rimasti ieri sera, perché l'ho fatta ieri sera. E ho creato anche ieri sera. Quindi eccoci, dobbiamo tornare da Gizmo, che avevo ricordato ieri. E vediamo un po' che ci dice adesso, dove ha fatto quella cosa. Ah, abbiamo preso il coso, il materiale lì. Quello verde, esatto. Ah, e dice tutti i oggetti condizionali lì sta facendo questa Dice che è macchina. abbastanza per attivare il Mecton e dotarlo di un motore, un Ah, è mangiacarburante, Mecton. un cannone e una rete da raccolta. Mancano solo una corazza e una riserva di ossigeno. Un aggeggio che ha inventato per recuperare oggetti preziosi da terra. Molte pozze di melma nascondono luoghi segreti in cui usare la rete. A quanto pare sta lavorando a un cannone per il Mecton, ma gli servono delle munizioni. Con munizioni ovviamente intende l'X-VIP. Dice che se addestrati correttamente riusciranno a distrarre il Pachisbuffo. Il modo più semplice per trovare gli Skvip è chiedere a Moog, che conosce alla perfezione le abitudini di tutte le creature sopravvissute all'Apocalisse. Purtroppo questo vuol dire che dovrai avventurarti nella zona morta, ben oltre l'accampamento di Moog, a Scoscesona. Una volta trovato Moog, egli ti indicherà dove trovare gli Skvip che cerchi. Skip sono le munizioni. Mugger, non ho capito. Sporca troia, scusate ragazzi. Perché ho premuto. Perché abbiamo messo il braccio sulla tastiera, scusatemi, scusatemi. Veramente, chiedo scusa, umilmente. Ok, quindi è praticamente. Merda, ho fatto un errore stupido, scusatemi, chiedo ancora scusa. Professionalizzare il Mecton. Ah, ok, quindi praticamente. Vabbè, sì. Ci sarà già. Vogliamo che si faccia anche come stasera, non ci credo, aspettate che li collego un attimo, oddio. Non ci posso credere. Allora, ecco, 5 ore se possiamo praticamente cercare tutta questa melma. Usunna. Oh, finalmente. Che cazzo? Salva salute. Ah, oh, nice. Questo teoricamente dovrebbe tipo conservare la cosa. Il Boh. Mecton del pre-meccanico è robusto quanto il suo inventore. Riesce a immaginare come doveva essere questo posto prima che il mortoio lo sommergesse? Comunque questo gioco si può giocare con la tastiera solo, servendo S, spazio. Però non si può giocare stranamente. Che cazzo è successo? Non si può giocare stranamente con il mouse, cioè se giro col mouse non va un cazzo, capito? Quello che intendo. Io Prima di posso. proseguire ti conviene trattenere il respiro. Stai per godere dei panorami mozzafiato della cosiddetta zona morta. Madonna. Oddio. Figata. Eccoci qui. No, ho Nel fermato mondo che un attimo. fu, certe strade portavano tutte da qualche parte. Ora conducono quasi tutte alla rovina. Io ho fatto un'altra registrazione per fare un attimo la cosa qui, la copertina. Che cazzo è un boss? Cioè tipo un nemico fortissimo, mega forte. Quella laggiù è Scoscesona, la scogliera su cui dimora Moog. Ricorda, ogni relitto da cui puoi strisciare via è un relitto buono. Deve aver fatto scendere, no? Come cazzo, ok. Sì, deve aver fatto scendere, infatti. Ok, vai, saliamo. No! Osunna, saliamo. Che posso? Posso stare nella zona morta, questo. Cazzo vuoi? No, però è forte il Mecton, invece. Egli è stupito di vederti qui. Pensava che la morte ti avesse ormai raggiunto. Sei senz'altro più resistente e perspicace di molti altri.
Dice di essere una mozza mustri, il migliore che tu possa incontrare. Mug dice che tutto il tuo potere non ti porterà un briciolo di bene se non sei incline a premere il grilletto nel momento propizio. Scegliere cosa uccidere o cosa risparmiare sono le decisioni più importanti che prenderai. Potresti anche avere un'ottima mira, ma devi assicurarti di scegliere i bersagli con cautela. Faccio tutti fuori. Dice che quando si tratta di vita o di morte, non è facile decidere per gli altri. Qualcuno deve farlo, però, altrimenti lo faranno da soli, e sai bene che finiranno per mancare il bersaglio. Che cazzo? Quando si tratta di mostri, più che altro sceglie chi muore. Dice che è incredibile vedere il mondo tornare come prima, ma crede che questo significhi anche più mostri a cui sparare. Si chiede come mai ti impegni così tanto a tenere tutti in vita. I proiettili sono fatti per sfoltire il branco. Ma non è vero. Dice che faresti meglio a non lavorare con quei testoni dei miriadi. Ogni volta che prova a spegnere le loro luci, ne mettono di nuove. Ha paura che tu condivida la loro testardaggine. Ora cambiamo argomento, d'accordo? Dice che la fauna, anzi tutta la natura, è cambiata e si è rivoltata contro di noi. Quando il mondo muta, l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. Non è più tanto convinto della loro dieta vegetariana. Se questa è cambiata, chi può dire cosa ne sia stato della composizione chimica dei loro escrementi? Al momento però sente di essere arrivato al punto in cui ha un'idea sufficientemente chiara della posizione dei mostri, bassi o alti che siano. Pensa che dipenda tutto dall'albero del vita. C'è un'altra interessante risposta. Ogni cosa è cambiata. Mug dice che prima di poter correre bisogna imparare a camminare. Ci vuole pratica per potersi chiamare a mozza mostri. Per tua fortuna lui può aiutare. Comprende bene la tua necessità di iniziare con qualcosa di semplice prima di poter pensare in grande. Non c'è posto migliore per cominciare di una caverna di Skvip. Dare la caccia a un paio di queste bestiole dovrebbe bastare a tenerti sulle spine. Dice che continuando a cacciare, più tardi avrai senz'altro l'occasione di sparare. Quindi dobbiamo praticamente cacciare adesso. Interessante. La trama si infittisce. Chiami il Mecton. Mecton, non voglio il Mecton. Vabbè, cioè, che cazzo, cioè, cosa devi fare? Ma io scendo anche se esplode. Vai, nice. No, che cazzo, salici? Forza, un calpestatore dopo l'altro. È proprio abbastanza veloce comunque. Beh, andiamo. Andiamo all'obiettivo. La caverna di Scovip. Non mi capito comunque i nomi di sto gioco. Cioè, dico ogni video, solo il tuo primo stesso video, ma... Cioè, bei nomi. Da sento se sei... Quella è una scrippetana. Scrippetana. Ma che ne so. Fa poco danno e adesso ne faccio schifo. Sforacchiali tutti. Boh. Il gioco che era sempre di più Titanfall. Che porterò, perché la porterò a Titanfall prima o poi. In live però. Titanfall 2. Titanfall 2, ma quella la più recente di me. Se non uscito il 3. Quella che viene prima del nuovo. Cioè non lo so, vabbè comunque. Un Titanfall. Fammi vedere il coso, no? Ok.
Entriamo. Terminato il processo di volatilizzazione delle scorie nucleari, il suolo emise gas nocivi che avvelenarono gli edifici, ivi compresi quelli della Toxanol stessa. Buono. Si può quindi dire che furono causa della propria morte. Dicevo, una volta finito, me la segno, una volta finito questo gioco qui, porterò Titanfall quando lo finisco questo gioco, cioè. Sembra infinito. No, vabbè, sono un idiota però anche io, eh. Oddio, ce l'ho fatta però. Allora, aspetta, dove devo andare? Proprio io che faccio tacco del ramo. Allora, il salto è molto più... Cioè, il salto è lungo, non è un saltino piccolino, ma vado a un salto. Dove devo andare? Il gioco è, minchia, un miscuglio di tutto, cioè, è bello, però non si capisce nulla. Idea. Ah, ecco. Togli il tappo a quell'automarchia. In questo modo il posto si allagherà e tu potrai raggiungere quell'entrata laggiù. Ah, vuoi dire che multiple camion si... Beh. Ma che ne so che... Ah! Capito che dice. Devo aspetta, però. Quella entrata. Ah, vabbè, pensavo che qua non ci stava un buco, non avevo visto, vabbè, comunque. Man, che bel gioco però, non è vero. Ah! Madonna santa, sto cagando. E via, via! Vabbè, te la giamo, dai. Ah, devo... Ah, è vero, mi ricordo! Non ricordo i nomi, ma... Ah, è Squip. Ma non c'era un tappo da piccoli li catturavamo, cioè quando eravamo nella nostra infanzia li catturavamo, no? Non erano loro? O no? Boh, non mi ricordo, comunque catturavamo, no, mi sa che non erano loro. Era un'altra cosa, comunque si catturava con solo rastrello, ma non so se erano, non mi ricordo se erano Squip. Ma non pensavo fosse questi qua i Squip, pensavo fosse quello là all'inizio. Boh, vabbè, non capì nulla, sinceramente. È un altro Squip. Oe! Posso. Teniamola. Mo schiattiamo. Hai tenuto uno script. Sei destinato a morire. C'è la nick. Allora. Vediamo un po' che cosa 4 anni più fa. Aspetta, non mi ricordo che danno. Allora, aspetta un attimo. Questa qua è l'arma nuova. Ha molte munizioni. È buona. Mi darò questa perché semplicemente fa più danno, ragazzi, cioè. Nonna. Uccidi. Una vaga luce. Ma dove devo andare più che altro? Una vaga luce, vaffanculo, ma dove devo andare? Ok, no, l'ho bloccato, ok. Vabbè, siamo semplicemente arrivati qua. Allora, aspetta. Un modo c'è. Beh, per forza, sono che cazzo. Dici qua sei ben mutant. Ah, qui, ok, ci sono. Oddio, sti cosi. Oddio santo. Beh, non è facile. Ottimo. La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Bene. Usciamo da qui e poi il video finisce. Lo dico. Che già siamo da un po'. Ah. Beh no, andiamo, ci facciamo il prossimo, cioè, ragazzi, lo devo pochissimo. Non mi aspettavo durasse così poco. Vabbè, che voglio potresti fare? Non voglio con un mal di testa tremendo qui.
Non voglio fare episodi troppo lunghi, ma non voglio farli nemmeno troppo corti, cioè voglio farli normali. Non di un'ora, per esempio, perché a me non piace un episodio di un'ora. Voglio episodi più guardabili e con più tagli, cioè con più tagli. Ah, se togliessi tutto questo lago qua. Beh, ti distruggo, vabbè. Lo scalo ciuff. Ah, ok, ovviamente. Posiamo il coso qui, il Mecton qui. Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. No, non è così. Ma come? Ah, sì, giusto. Ottimo. La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Bello, bello, tutta roba. Vediamo, dai. Dove cazzo? Questo potrebbe essere l'inizio della fine. È so 10 lo dice comunque. Ah, visto? Mi ha fatto bene. Dice, ci hai trovato schifo a sufficienza da alimentare il chela cannone del Mecton per sempre. Bello. Bello, bello. Non è la sua invenzione più elegante, ma fa il suo mestiere. Usala per risucchiare le pozze melmose che impediscono il passaggio del Mecton. Gizmo aveva già creato dei veicoli per affrontare di persona il Pachysmith, ma aveva fallito. Questa volta è diverso. Il Mecton è forte a sufficienza. È ora di fermare il mangiamondo. Teme che se non ci riuscirete, le ferite subite dall'albero diventeranno incurabili. È già parecchio tosto, ma potenziarlo ancora aumenterà le tue probabilità. E mi salta il discorso a caso. Adesso dovrebbe dare il vincere. Non lo so, voglio, non sto premendo nulla. Cioè, tengo la sedia staccata, l'ho staccata. E quando ho fatto quel fatto, visto che comunque non si può giocare solo col mouse, ho staccata e mo' se avete sentito un tasto avendo spazio, ma la si è staccata, cioè nel senso. Comunque vediamo. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci sarebbe un piacere se vi è piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi, ci sarebbe al prossimo video, ciao ragazzi!